Benvenuti e bentornati su Baldur's Gate 3, eccoci qua con un altro episodio. Allora, continuiamo da dove ci eravamo lasciati più o meno, nel senso che eravamo morti perché avevamo fatto troppo gli sburoni, ci eravamo addentrati nelle rovine, ma ci hanno fatto il culetto a stelle strisce. Quindi, io mi sono rifatto tutto, più o meno è andato tutto come avevamo visto, a parte per una cosa che sono riuscito a non uccidere i due tiefling che avevano catturato lì la ranocchia, quella maledetta sgorbutica di merda. Quindi adesso mi sono trasferito nell'accampamento, perché ovviamente siamo messi, almeno noi la chierica non siamo messi tanto bene, quindi andrei a fare un leggero riposo. Direi, nel tuo accampamento puoi effettuare riposi lunghi con cui curare completamente il tuo gruppo. Puoi anche gestire i membri del gruppo, far progredire le relazioni con i compagni, conservare gli oggetti, modificare il tuo personaggio e reclutare altri seguaci. Perfetto, infatti qua dovremmo trovare, eccolo lui. Te col calice di birra in mano? Hai capito. Nel frattempo mi sono trovato anche questo elmettino abbastanza scandaloso. E l'armatura è cambiata perché mi sono messa quella di un guerriero, proteggeva di più, la potevamo mettere, perché no, scusa, tanto è armatura media. Da quello che ho capito, per il ranger non si può mettere l'armatura pesante. Ho evocato un disse, ho evocato il corvo, che è un famiglio che puoi evocare, che ci dà una mano anche nei combattimenti, può accecare i nemici eccetera, quindi non male. Vediamo un pochino. Qua si può andare a parlare un pochino con tutti. Però letto in pietra deve essere comodo, deve essere. Fa vedere. Ok, dai, concludiamo la giornata, vaffanculo. Volevo solo... Possiedi scorte da campo a sufficienza per ripristinare tutti i punti ferita e gli slot incantesimi con un riposo lungo. Sì. Ah, quindi dobbiamo avere anche le scorte da campo, perfetto. Ah, ma ci va a cambiare di... Attenzione, gli abiti da sera. Carini, ci stanno. Quelli del mago, mamma mia. Dico solo questo. Questi non sono male, dai, ci stanno. Ah, hai capito. Perché non li concina sopra? Vediamo un po' cosa ci vuol dire. Oh, sempre a rompere le palle questa. Sì, lo so che dobbiamo trovare un asilo. Su, forza un po'. Io rispondo così. Do you suppose the parasites inside us dare to rest? That the Geich do not still pursue us with each peal of the bell? Take your rest. I will stand watch. Stai in guardia, che cazzo devo dire? Split your skull. I will not hesitate to end you. Va bene. Siamo rimasti senza parole. Perfetto. E infatti, anche lei. Si vede che sono donne, ha sempre da parlare. Però il vestitino devo dire che non è male, signorina. Le dona molto. No, in realtà sei te che hai il punto esclamativo sulla testa. Ah, di cosa stavate parlando? Scusami. Ho letto di cosa volevi parlarmi. Attendo dei prossimi passi. I see. I'd be careful with Lazel. Lo so, mia cara, però dobbiamo usarla a nostro vantaggio. Dobbiamo farci più furbi di lei, mia cara. Perché comunque è forte, un guerriero forte, ci fa comodo, ci torna comodo. Lo so che è molto sgorbutica, ma l'addolciremo forse. In un modo o nell'altro, con le buone o con le cattive. Allora, non ti fidi di Lazel, ti piace agitare le acque, vero? Smettila di cercare problemi e resta concentrata. Non mi stavo confidando con nessuno, stavo solo parlando. Se c'è qualcuno che mi preoccupa, sei tu. Non sei stata molto aperta sul tuo conto. No, ci sta che non gli piaccia. Abbi fede pure tu, cazzo. Yes. Sì. We might even get lucky and find one right away.
Ah, ok. E qua vengono fuori le approvazioni. Non ho letto intanto che cazzo ha detto, però perfetto, mi ero distratto. Forziere del viaggiatore. Che cosa sarebbe? Tintura del drago generale. Combina questa tintura con un oggetto dell'equipaggiamento per attrarre il colore di tessuto, cuoio e persino metallo. Va bene, adesso non ci interessa. Possiamo... Non è che abbiamo un forziere dove mettere roba, forse era proprio quello. Andiamo a dormire, va. Andiamo a dormire. Riposo lungo. Concludi la giornata e ripristina punti ferite o svolte in caviglia. Per riposare completamente devi utilizzare un numero sufficiente di scorte campo. Selezione automatica. Ah, ci va a mettere... Ah, ok, sono proprio zaino delle provviste. 40 scorte da campo. 40 scorte da campo, 40 scorte... Ah, ok, ho capito. Ho capito, va bene, abbiamo abbondanza. Dai, riposiamoci. La notte porta consiglio. Ehi, ehi! Ranocchio, stai sveglio visto che rompevi il cazzo che stavi vigile. Ma guarda questa. Prima ci fa il cazzettone, poi fa quel cazzo che vuole. Salvataggio automatico completato. Comunque all'accampamento ci sono arrivato grazie alla mappa. Ma noi abbiamo un tamburo, scusate. Intratteniamo? Pessima esibizione, neanche siamo partiti. Oddio. Un imbecille. Abbiamo qualche problema. Antiche battaglie. Sarebbe stato carino avere tipo una piccola esperienza, che più suoni più diventi bravo, diciamo. Va bene, va bene. Ah, dove ero rimasto? Sono ritornato all'accampamento, qua alla cappella. Allora, stavo pensando o di provare a vedere questa via, o adesso che siamo tutti con la vita, tutti riposati, di provare ad affrontare qualcuno. Però proverei da questa parte, proverei a entrare dalla porta. No, non c'è più il tipo. Fammi entrare subito. Ho ucciso i tuoi amici, ora tocca a te. Sì, sono io, fammi entrare. Intrattenere, bellissimo, inganno. Ha attivato una trappola, ha bisogno di aiuto, subito. Proviamo a ingannarlo? Proviamo a ingannarlo, dai. Non abbiamo aggiungi bonus. Cosa abbiamo? Ah, ok. Beh, oh, mamma mia, mamma mia. Successo critico. Ok. Salviamo? Non si sa mai. Salviamo, va. Almeno... ma mi scusi. Ma perché questa cosa? Colpo perforante. Tiro perforante. Proviamo a... Ma come? Fallimento critico, su via. Vaffanculo, va. Sorpreso. Attenzione, attenzione, ecco, come potete vedere col famiglio possiamo andare a fare questo attacco che, beccata accecante, in teoria lo facciamo saltare di un turno. Grandissimo, grandissimo. Mettiamoti qua. Andiamo a finirlo, vediamo un pochino se ci riusciamo. Perfetto, critico. Ha un puttanaio di vita sto cristiano. Scudo della fede, andiamo a proteggerci. Te puoi andare di... Lacerazione. Oh, da Dio. Ancora devo capire bene come funzionano i tiri di salvezza, devo essere sincero. Una fonte di luce come una torcia, un incantesimo luce per vedere al buio. Le creature dotate di scura visione non hanno bisogno di una fonte di luce esterna. In teoria noi siamo a posto così perché... Perché... Chiave del bandito, custodite da un bandito che sorveglia l'entrata della cappella lungo la parete rocciosa. Bottiglia. Ah, ok, abbiamo un'altra. Questa fa più danni? Non fa più danni per un cazzo. Però ci sta, ci sta. Fatemi vedere una robina veloce veloce. Ok, la torcia la possiamo dare a qualcun altro. Toh, ti diamo la torcia anche a te, guarda. Noi in teoria abbiamo la possibilità di vedere al buio perché siamo mezz'elfi. Allora, andiamo con calma, circospezione, iniziamo a saccheggiare tutto.
scusami, che cosa dovrei fare? Un pregiato bicchiere in peltro, decorato con finiture notturne lucidato. Un semplice piatto di terracotta leggermente decorato con alcune pennellate di vernice dorata. Un calice liscio fabbricato dagli ignomi artigiani. Io, cioè, mi prendo questo e basta. Che cazzo. Formaggio, ma si può mangiare? Scusatemi. Niente più perché è solo polvere e silenzio. Il vino sempre. Ok. Aspetta. Questo. Ah, ma che figo. È bellissimo. Bidone di latte. Attenzione, un bidone di latte. Nella mensola non c'è niente. Ma che figata, che figata. Non vedevo l'ora di andare avanti. Ma mi si è messa in automatica la visuale che mi segue. Allora, di qua ci dovrebbero essere quelli che ci hanno fatto il culetto l'altra volta. Io salvo e poi ci proviamo, perché sennò c'è andata di culo col tizio, quindi uno l'abbiamo tirato via, uno l'abbiamo tirato. Abbiamo tirato via senza problemi. Barile d'olio, attenzione, scusatemi. No, figa, no! Allora, voglio provare a fare una cosa, perché in teoria così, facendo così, io potrei... io mi metto dietro il muro, poi... Te per favore ti sposti qua e... Grande, grande! E poi per favore ti sposti e ti metti qua, perché magari dietro un muro loro devono fare molti passi per avvicinarsi, quindi... Grande, grandissima, lei ancora non l'aveva spostata. Grande! Bruciate, maledetti, bruciate! Non gli abbiamo fatto molto danno, però iniziamo con un po' di danno. Figa avvelenata. Madonna mia. Incendiato. Vai, proviamo con lui. Te pareva. Mettiti qua. Li facciamo arrivare loro. Li mettiamo tutti in fila qua davanti alla porta. Che magari ci potrebbe stare. Fatemi vedere, fatemi vedere. Tiro perforante. Intanto per favore mi vai qua davanti. Vai. Ok. Vai qua. Nascondiamoci, adesso ovviamente toccherà il loro turno. Ci mettiamo qua con lui e proviamo a fare una roba del genere. No, prendiamoli tutti e tre. Ok. E torniamo nel nostro nascondiglio dietro il muro. Ci mettiamo qui. Punto. Attenzione. Ah, che bello! Abbiamo continuato a fare. Che figo! Mi è piaciuto questo, non era mia intenzione, era solo mia intenzione farli cascare per terra. Allora lo rifaccio. Figlio della merda, ci è intrappolato. Adesso ti massacriamo. Te non hai capito proprio un cazzo. Ma come non è possibile raggiungere... Perché non possiamo raggiungere la destinazione, scusatemi? Ok, piano piano. Aia, la trambata, l'ho sentita da qua. Vabbè, passa sul fuoco, passa sul fuoco. Maledetta bastarda. Ok, lei si è liberata. Perfetto, lei si è liberata. Fatemi un pochino vedere, fatemi un pochino vedere. Ce la facciamo alla lacerazione? Vediamo un po' se ci riesce. Grande. E una l'abbiamo fatta fuori. Poi, scudo della fede. Olè. Maledetto. Vediamo cosa c'ha. Prendi tutto, va, prendi tutto. Lei la mandiamo contro di lui perché è la più potente che abbiamo. Inutile come la merda. Ok. Almeno qualcosina abbiamo fatto. Potremmo andare di questo. Riposo breve, vai. Ok. E attacco impetuoso. Proviamo a sbilanciarlo. Anche se il barbaro è abbastanza cazzuto. Vai, vieni qui.
È vero, merda, gli abbiamo dato il tiro d'opportunità, come cazzo si chiama? Colpo accurato. Freccia di ghiaccio. Lo raffreddiamo il tizio? Ma come? Abbiamo preso anche il nostro. Ma no! Ma no! Abbiamo chiuso la porta, bellissimo! Curati, va là, per favore. È morto il tizio. Bene, bene così, bene così. Ok. Così appena entra scivola. Lei è morta di qua, perfettissimo. Robustezza. Se non aprite la porta, figli belli. E niente. È morta? Io aspetto. Io aspetto che venga lei, non mi interessa. No, no, no. Te, allontanati da qua, per favore, che se gli dobbiamo dar fuoco. Allora, vediamo un pochino. Potevo curarlo, il nostro maghetto. Vabbè, lo curiamo così, va. Forse non ci arrivano, che devono aprire la porta. Salve cara, salve. Termina turno. Se vai qui, riesci a prenderlo con la freccia? Niente, sta lì disgraziata. Fai salto, va là, vai qua, prima che rimani sul fuoco. Dopo ci manca solo quello, guarda. Tiro. Vai, prova. Almeno magari abbiamo vantaggio su di lei. Può indossare un'armatura, questo ancora non l'ho capito perfettamente. Proviamoci. E uno è andato a fare in culo. Va bene, non ci interessa. Ce la fai? Non ce la fa. Perfetto. Percossa con. Vai. Olè! Finalmente ce l'abbiamo fatta a tirarli giù, sti maledetti bastardi. Quindi. Allora, la nostra chierica qua. Una pozioncina, perché sennò non si sa mai, va là. Che è stato di bello, spartano, figo. Vediamo un pochino qua. Interessante, una cripta, una cripta. Qua c'è Merlino. Cronache della cappella. Interessante, interessante. Io devo sempre pensare male nel mio cervello. Accendiamo i bracieri. Interessante, interessante. Vediamo qua. Sono curioso. Magari troviamo qualche libro interessante. Morte e divinità. Una guida al divino. La maledizione del vampire. Un antico testo su pergamena asciutta e screpolata. La sua copertina è decorata con tutti i simboli sacri più conosciuti e anche alcuni mai visti prima. Ma io tipo potrei leggerlo, nel senso. Aprimi il suo inventario. Ma che figata, ma si può leggere ste cose? Ascoltami bene, temere il vampire. Attenti alla sua fredda bellezza, attenti alla sua fredda bellezza, attenti al suo fascino, attenti alla sua maledizione, soprattutto attenti al pallore nobiliare, perché il vampire non tollera di mescolarsi ai popolani. Niente, andiamo a sentire qua, va. Cronaca della cappella. Un sottile strato di polvere copre la pagina di questo libro usurato. Sotto la polvere bianca come le ossa. Centinaia di brevi decessi sono elencati in una minuscola calligrafia. Gobrian Tipple il Mater. Non so che cazzo voglia dire. Annegamento. Ivain Arkenson. Putrefazione intera. Devrain febbre. Ok. Ma niente di particolare, pensavo magari che potesse capitare qualcosa di più interessante. Leva, attenzione. Accendiamo tutto, creiamo l'atmosfera come va. Cosa servirà? A farci del male?
Cosa abbiamo fatto quindi? È successo qualcosa, ma che cosa? Torniamo indietro. Prendiamo le candele. Rimetta a posto la candela. Cheat. Grandissima citazione a Frankenstein Junior. Forse ha aperto questa, forse. Forse era chiusa, ma noi non ci abbiamo fatto caso perché eravamo intenti a vedere quella cripta strana. O io accendo ogni candela possibile immaginare perché mi piace l'atmosfera, quindi ci sta, ci sta. Attenzione. Attenzione, cripta umida. Salviamo. Impossibile salvare in questo momento. Perfetto, perfetto. Non è per i vivi. Bene, ci fa piacere, noi siamo vivi, siamo nel posto sbagliato, perfetto, perfetto. Salvataggio completato. Aspetta, aspetta, forziere opulento. Un anello, va bene, va bene. Lo daremo alle donzelle. Pergamena di protezione dal bene o del male, interessante, interessante. Sento dei bisbigli. Non so se sono stati i nostri compagni o sono al dietro di queste porte. Questo prote... Oh, madonna mia. Quanta roba. Portone di quercia pesante. Sento del bisbiglio. Vai, vai, accendi tutto. Ok. Portone di quercia pesante. Ce ne sono due. Proviamo con questa, dai. Serve la chiave, perfetto. Vaffanculo. Dove la troviamo la chiave? Scusate. Ah, ok. Sì, potevamo provare a scassinarla effettivamente. Percezione fallimento. Che cazzo è successo? Ho mandato lui per provare a vedere se ci fosse una trappola, eccetera. A quanto pare no. A quanto pare no. Però io a sto punto voglio provarci. 10, 10. Destrezza ci dà più 3, però. Ma va bene? Cioè... Oh, aggiungiamo tutto quello che possiamo aggiungere. Ok, perfetto, 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 va benissimo. La chierica è molto... è tanta roba, perché ci aiuta un botto. Arnesi usato o arnesi da scasso? Ok. Allora, forse di qua si proseguiva, forse la chiave era di qua. E io come un pirla ho usato scassinare. Vi devo accendere ogni candela possibile immaginabile. Che è successo? Vedo una trappola. Disattiva. Azzo. Ok, abbiamo un po' d'aiuti. 10. Meno male che abbiamo gli aiuti, porco due. Gli aiuti. Gli alieni. Ok, disattivata? Però qua c'è una porta, minchia. Oddio, che cazzo è successo? Modalità turni. Sei entrato nella modalità turni. Questa modalità ferma il mondo attorno a te e lo ripartisce in round che rappresentano 6 secondi ciascuno. Puoi usare questa modalità per evitare trappole, pericoli o quando non vuoi essere notato. Madonna santissima. Ok. Nasty surprise. Caution is warranted here. Oh. Va bene? Siamo a posto? Sarà chiusa. Vediamo un po'. 15. Siamo messi malissimo. Proviamoci. Good. Tenta di nuovo. Tentiamo di nuovo. Però, zio Billy.
La voglio aprire, mo mi sono... Ma vaffanculo, la voglio aprire. Non abbiamo neanche l'aiuto. Oh, vedi? Ma va a fare in culo, va. Guarda, 23, 20. Apri sta cazzo di porta. Ah, non ci credo, ma siamo qua. Ma vaffanculo, va. Posso uscire da sta modalità rincoglionito? Ah, ma quindi posso disattivarla la modalità. Cioè, adesso non serve più un cazzo. Ah, ma fischia. E ditelo, scusa. Torniamo indietro. Non so, io la brocca la lascio lì, tanto. Fallimento non ci interessa. Andiamo qua che proseguiamo, va. Dopo magari vi avrò tolto, vi avrò tagliato qualche pezzo, perché cazzo... veramente fastidioso è stato. No, no, dobbiamo andare di qua, dobbiamo andare. Più che altro stavo pensando, un riposo. Cosa si può fare? Vediamo un pochino. Riposo breve, disponibile 2 di 2. Due volte al giorno puoi ripristinare metà dei tuoi punti ferita. I warlock recuperano anche lo slot di incantesimi. Interessante, riposo lungo, scorte da campo 199 40, recati al tuo accampamento. Facciamo un riposo breve. Un piccolo break. Ok, ok, possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti. Sono stati un po' dei polli, però. Allora, scriba sepolto. Ma non mi sembra tanto sepolto comunque. Interessante, interessante, interessante. Che è successo? Successo. La scriba dei morti. Questa cappella deve essere incredibilmente antica. Abbiamo un archeologo con noi, perfetto. Qua c'è un bottone da premere, c'è un pulsante. Allora, dopo qua c'è un altro cadavere, andiamo a premere sto bottone, qui sto pulsante, successo per sessione, clic. Attenzione. Cosa abbiamo risvegliato? Porca miseria, tutti. Tutti, cazzo. Bene, bene. Miseria schifosa ladra. Allora rimarrei sul campo aperto, sinceramente. No, torna qua, per favore. Via, iniziamo. Merda, quanta vita c'hanno. Hanno un botto di vita, hanno un botto di vita, hanno un botto di vita, porca miseria. Sono tutti dei cazzo di maghi questi. Puttana Eva. È un casino. Merda, merda. Ok, intanto lui l'abbiamo ucciso. Che male non fa, male non fa. Andiamo col tiro perforante, va. Ok, ok. Ok. Magari ci avviciniamo con lei, perché lei è più agile con le armi. Ok, ci ha tolto la duplication. Ma va bene, ma va bene. Che puttana. Va a fare in culo, va, andata a fare in culo, maghetti di merda. Ok, mancata, perfetto. Maledetto scappa il maledetto. Il maledetto scappa. Andiamo qua. Tiro perforante, vai. E vattene a fare in culo, va. Ci arriva? Porca miseria, non ci arriva, oh. Usiamolo. Su di te, ovviamente. Vai. E vattene a fare in culo. Torna giù. Corvo rimarrà. Ah, beh, lo possiamo mandare da lui. Merda. Merda. Merda, merda, merda. Mamma mia, come godo. Quanto godo, cazzo. Quanto godo. Vai.
Ok, abbiamo fatto parecchio danno. Gli abbiamo fatto parecchio danno. Speriamo di vendicarci con lui. Outflank. Outsmart. Mica da. Toh. Oh là. Ok. Ok, ok. Rising from the dead just to protect some dusty old baubles. Vuole trovare anche un'armatura decente. Andiamo a vedere dentro sto cazzo di sarcofago se ne è valsa la pena sta cripta di merda. Sarcofago riccamente decorato. Diario aggiornato. Fa vedere. Una miseriaccia schifosa. Vediamo un pochino. Boss fight. Bene. Bene, sempre avventati, non ho neanche salvato. Saluti. Ha fatto un buon riposo? Dagli occhi non sembra, sembra un ghoul di Fallout, devo dire. Magico, però sembra un ghoul di Fallout. So he has spoken. And so thou standest before me. Avvizzito. As always. Ok. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. Prego. What is the worth of a single mortal's life? Domanda impegnativa, perché vuoi saperlo? Preannunciava di chi parli? Di noi, coglione. Vederti emergere dalla tomba mi ha un po' inquietato. Cosa sei? Un non morto inoffensivo, interessante. Perché non mi aggredisci? Attacca. No, no, mi interessa, mi ispira. Domanda impegnativa. Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? So I ask again. What is the worth of a single mortal life? Ok. Nessuna vita vale più delle altre, siamo tutti uguali. Dipende dalle azioni di chi la vive. La vita è solo merce di scambio, per me non ha alcun altro valore. Ogni vita è infinitamente preziosa e nessun sacrificio è troppo grande per salvarla. L'unica vita importante è la mia, dipende dal mortale. Allora, in teoria sarebbe nessuna vita, cioè vale più delle altre. Però, secondo me dipende dalle azioni di chi la vive. I am sure thou believest as such. Very well. I am satisfied. Meno male. We have met and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Arrivederci. Ma scusami, tutto qua? Possiamo riparlare? Nothing more to discuss. Continue on my way. As if I were not here. Va bene. I must attend this place after so many years away. We will see each other again. Allora, ho visto un po' di ragnatelo, un po' di polvere. Io una swifferata gliela darei. Presto è piuttosto vago, quando di preciso. Farei meglio a non seguirmi o ci saranno spiacevoli conseguenze. Come puoi esserne così sicuro? Chiediamo. Si sta dando del rincoglionito, perfetto. Va bene. Arrivederci, caro. È stato un piacere. Un grazie per averla liberata dal sonno, no? Va bene, almeno non è stato... non è stato cruento. Non è stato offensivo. Amuleto delle voci perdute. Parlare con i morti. Che figata, necromanzia, livello 3. Quindi immagino che dovremmo uscire da qua. Immagino. Quindi a sto punto, nel mentre i nostri compagni arrivano... fino a questo punto spero che si possa uscire da questo posto. Ah, qua c'è tipo il coso delle fogne. Ok. Allora, signori, con questa compagnia dell'anello o dell'orello, io vi saluto e vi invito a mettere un mi piace. Spero che vi sia piaciuto, eccetera. E
mi sta intrigando parecchio, mi piace un sacco la storia, le cose che si possono fare, è una figata assurda. Se avete qualche consiglio scrivete pure nei commenti, iscrivetevi al canale per seguire le varie avventure e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!